città della Pieve, ci troviamo ora nella zona dei Colli Orvietani, un borgo medievale bellissimo, adagiato su un altopiano, che ha dato i natali al Perugino e che produce da sempre zafferano e olio, due doni della natura. Non a caso il frantoio che stiamo per visitare si chiama il Tempio dell'Oro. Riccardo, diciamo subito che il tuo frantoio si trova su una terra di confine, Città della Pieve, quasi in Toscana. Sì, esatto. Siamo tra la zona del Trasimeno e il confine con la Toscana. Ci siamo abituati a ricevere la clientela dalle regioni limitrofe, quindi dalla Toscana soprattutto, ok, e con delle varietà degli oli molto interessanti rispetto a quello umbro. Noi, diciamo, sviluppiamo due linee principali. Una è un blend chiamato Terre Etrusche, che si ispira proprio agli oli della Toscana e anche un po' la zona del nord dell'Umbria, quindi, diciamo, ha delle caratteristiche molto forti. È un olio fatto ad ottobre, molto piccante, è un amaro per cui è ricco di polifenoli, ha dei sentori vegetali importanti. E poi abbiamo la nostra linea, che è quella classica umbra, da un oliveto DOP Colli Orvietani, per cui l'eccellenza è il nostro territorio. Ma qui mi sembrava di aver capito che prima che arrivassi tu non c'erano più frantoi. Non c'erano frantoi da diversi anni. In realtà Città della Pieve ha visto tanti frantoi avvicendarsi nel corso degli anni. Pensa che storicamente ce n'erano addirittura ben quattro, per cui è un territorio che ha un'alta vocazione olivicola. Però non c'erano, sì, siamo arrivati noi e abbiamo deciso proprio di puntare in parte sul conto terzi per accontentare tutti coloro che vivevano il momento dell'olio come una festa, per cui andare al frantoio, mangiare tutti insieme, e tutto si fermava in funzione della raccolta delle olive e dell'estrazione dell'olio. Ho visto, abbiamo dietro le nostre spalle un macchinario con delle cifre, no? Mi puoi spiegare, ti prego, cosa vuol dire estrarre a freddo? Che per me è molto importante capire che cosa voglia dire bene. In realtà ti racconto questo, che l'estrazione a freddo è un parametro, diciamo, un valore che indica la vera qualità dell'olio. Per cui abbiamo delle sonde in diretto contatto con la temperatura della pasta e ci riportano il valore sul display, per cui il nostro cliente è garantito che sta molendo le sue olive a una temperatura inferiore a 27 gradi. Quindi per essere a freddo deve essere sotto i 27 gradi. Questa è la cosa che mi porto via oggi. Esatto. Grazie mille, grazie. Grazie a te. È un bellissimo nome, bravo. Grazie, è uguale al tuo. Da un frantoio di confine, da una città di confine, torno a spostarmi verso l'Umbria, quella più interna. Seguito il mio viaggio, c'è un hashtag Frantoi Aperti Umbria.